Una notte molto fredda, ma piena di luce, la notte del Natale di Betlemme. È la luce delle luminarie, tantissime quest'anno, e della lunga cometa sulla piazza. È la luce della chiesa di Santa Caterina, stracolma di fedeli, più di un migliaio. È la luce del lume della pace, che accesa dal guardiano della basilica, rischiara la grotta della Natività, dove le messe si sono succedute in continuazione fino al mattino e dove molti hanno scelto di trascorrere la notte in preghiera. Una notte che ha risuonato di canti, quella di Betlemme, la città che Dio ha fatto sua dimora e luogo del suo incontro con gli uomini. Così nella sua omelia il patriarca latino di Gerusalemme, che presiedendo la solenne celebrazione eucaristica di mezzanotte, ha parlato anche di un'altra notte, quella di 2000 anni fa. Era oscura e fredda, senza luna, ha detto, la notte in cui i pastori vegliavano sui loro greggi a Bezaur, mentre l'universo non ne poteva più di attendere. Le tenebre ricoprivano l'universo e tutti i popoli della terra erano schiavi del male e del peccato. Questo paese era piegato sotto il giogo dell'impero romano e il popolo attendeva un salvatore che avrebbe ristabilito il regno e che gli avrebbe ridato la libertà. Quella notte la volontà di Dio è entrata nella storia umana con l'incarnazione di Cristo Gesù, figlio di Dio. Il tempo si era compiuto, la redenzione aveva avuto inizio. In questa notte, ha detto ancora il patriarca, Cristo divide la storia in due. D'ora in poi c'è un prima di lui e un dopo di lui. Quel che era impossibile prima di lui diviene possibile. E veramente il Natale di Betlemme è un canto nella notte, perché il cuore ne è la celebrazione vigiliare. Tantissimi i pellegrini giunti da ogni parte del mondo che hanno pazientemente atteso, al freddo, il proprio turno per entrare in basilica. Veniamo dalla Romania, siamo appena arrivati per il Natale, aspettavamo questo momento da un anno. È qualcosa di davvero speciale, siamo molto emozionati. Un augurio da Betlemme? Pace, pace è la cosa migliore. Because the peace is the best. Culmine della celebrazione della notte è la processione con il bambinello, un momento di commozione e preghiera per tutte queste persone venute da lontano. Il patriarca con il bambino di Betlemme scende in grotta, nel luogo reale in cui Dio ha preso carne umana. Noi che siamo venuti da paesi diversi, da vicino e da lontano, aveva detto ancora il patriarca nella sua omelia, come i pastori stiamo questa notte attorno al bambino della grotta per adorarlo e ringraziarlo di aver illuminato con la sua incarnazione la nostra storia umana. Sono parole forti quelle pronunciate dal pastore della Chiesa Madre di Gerusalemme nel suo primo Natale da patriarca, parole che scuotono. O bambino di Betlemme, siamo stanchi di questa situazione, ma siamo stanchi anche di noi stessi. Cerchiamo tutto tranne te, ci attacchiamo a tutto salvo che a te, ascoltiamo tutti ma non la tua voce, siamo storditi dai bei discorsi e dalle promesse, il pianto delle vedove si mischia con il rumore dei cannoni e dei mitra, ci spezza il cuore e rompe il silenzio della culla. Ma questa notte, ha proseguito il patriarca, il silenzio della grotta sarà più forte della voce dei cannoni e dei mitra. Il patriarca si è poi rivolto al Dio fattosi bambino. E dopo un triplice grato benvenuto al bambino di Betlemme innocente, povero e debole, che è il solo capace di darci quel che ci manca, Monsignor Tual ha lanciato alle nazioni, agli individui e alle famiglie un appello al perdono. Che Dio, che perdona i nostri peccati, ci dia il coraggio, la forza e l'amore di perdonare coloro che ci hanno offeso. È una mattina fredda e piovosa, quella che saluta Betlemme in questo 25 dicembre 2008, ma certo non manca il calore della fede di chi ha voluto essere qui proprio in questo giorno. Lunghissima la fila di pellegrini che in basilica attende pazientemente di scendere in grotta, come accade di solito, sono soprattutto filippini che vivono in Israele. Alle 10 la chiesa di Santa Caterina si riempie di nuovo per la messa che Sua Beatitudine il Patriarca celebra in lingua araba per i cristiani locali. E tra i cristiani arabi giunti qui a Betlemme non ci sono soltanto cristiani di Betlemme ma anche cristiani della Galilea, è vero? Sì, è vero, sono da Ebellin, sono venuto con la mia famiglia, mia moglie, miei figli, anche mio suocero, mia suocera, per festeggiare il Natale qua a Betlemme. Siamo venuti anche l'anno scorso a festeggiarlo. Io so che tu hai un augurio particolare da fare a una persona particolare. Sì, voglio fare gli auguri a Don Guido, tanti auguri, caldi auguri da me, da mia famiglia, da tutti i cristiani qua, e spero che l'anno prossimo sia la pace qui in Terra Santa e di vederlo qua.
Ed è al termine della solenne celebrazione del giorno di Natale che raccogliamo l'augurio e il messaggio di Monsignor Fouad Toual, patriarca latino di Gerusalemme. Auguriamo la pace a tutti quanti nella regione, nei paesi, nei cuori, nelle famiglie, nella gioventù. Questo è il messaggio di Natale che rivolgo con tutto il cuore mio, con tutto l'affetto mio ai nostri parrocchiani, ai pellegrini, ai nostri ascoltatori, al pubblico di Telepace, che è grande, che sta in tutto il mondo, nei paesi arabi e anche in Italia. Che il Signore vi benedica, che ci dia un anno nuovo, ma che sia francamente nuovo, pieno di pace, di serenità, di comprensione, di solidarietà. Che il Signore vi benedica e benedica la missione di Telepace che arriva a tante e tante famiglie. Grazie Sara, grazie a tutti.